Io ero agli inizi. Che il mio manga preferito è Ushio e Tora. Ho fatto i provini, non sono stato scelto. E gli ho dato una gomitata in faccia a Federico Zanoni. Perché? E bomba ragazzi, bentornati dalle vacanze. Se avete visto che ci abbiamo messo un po' a tornare con i video quelli belli, corposi, veri e propri, è tutta colpa mia. Raramente succede, ma mi sono un po' abbronzato. Quindi abbiamo dovuto risettare tutte le luci perché non erano come diceva Paolo. Ma oggi arriviamo qui, prorompenti e dirompenti, con un video un po' particolare. So che vanno tanto di moda queste tier list, cioè ognuno fa la propria classifica di cose e dice: ma per me questo è più bello di quest'altro. E lo dice anche un po' con supponenza, con arroganza. Mentre io, con la stessa arroganza e con la stessa supponenza, lo farò su cose che però appartengono a me, ovvero ai personaggi degli anime che io ho doppiato. Anche voi potete fare la tier list degli anime che ho doppiato andando su tiermaker.com e cercando Maurizio Merluzzo. Il top tier, quindi quello che è S, sarà Power Bomba Ragazzi, che come tutti ormai sapete è la mia finisher nel mondo del wrestling, che rappresenta il migliore, secondo me, secondo la mia modestissima opinione corretta. Poi Bomba Ragazzi, che quindi gradino sotto. Poi abbiamo Bomba. Successivamente abbiamo Ragazzi. E infine abbiamo... Vabbè, si chiama. Ah, okay. Iniziamo con Abegane, un personaggio di Hunter x Hunter della serie del 99. E compare in una puntata, forse due. Però è Hunter x Hunter, ragazzi. Io sono molto affezionato soprattutto a questo personaggio perché ero agli inizi, quindi ho fatto una fatica tremenda nonostante avesse veramente poche battute. Non andrei subito a fai fuochi. Lo metterei Bomba a metà. Per iniziare. Sì, per iniziare, no, poi scaldiamo. Ein Sulgon, che ho tatuato qui sul mio ginocchio. Ah. Il protagonista di Overlord. Anime che tra l'altro io ho consigliato anni fa, proprio in un video sul canale, e mi sono ritrovato poi a doppiare il personaggio protagonista, scelto dai giapponesi tramite provino. Overlord è un isekai, ovvero succede che una persona nel mondo reale, uccisa, colpita da un camion, cose varie, si risveglia in un mondo completamente diverso, spesso fantasy. In questo caso lui rimane bloccato all'interno di un videogioco col VR. Sai, Paolo, che esiste un isekai dove c'è il protagonista che si reincarna in una macchinetta distributrice? Wow. Strano che in Giappone non ce ne siano uno che si incarna in una mutandina. Non lo dire. Con tutto il bene che gli voglio, va in Power Bomba Ragazzi. Anche perché, ti dirò, è il tatuaggio che mi ha fatto più male. Oh, ero ancora agli inizi. Akatsuki Kane di Vampire Knight, un anime adorato dalle ragazzine, perché c'è questa scuola dove di giorno ci sono gli alunni normali, ma di notte ci sono gli alunni vampiri. E ovviamente sono tutti mega belli. È bello, c'è il cugino di questo personaggio, Anabusa, biondo, uguale a lui, molto simile. Lo doppiava all'epoca Federico Zanandrea, che è la voce di Freezer, Dragon Ball Super, mio carissimo amico. Era un'epoca in cui si doppiava anche insieme in sala e ci divertivamo molto. Dovremmo invitarlo. Dobbiamo invitare Federico Zanandrea. Una volta gli ho dato una gomitata in faccia a Federico Zanandrea. Perché? Ci arriviamo. Quel periodo lì fui molto apprezzato dal lato femminile dei miei fan. Va in Bomba. Bomba ragazzi, no, perché quando lo risento sono molto acerbo. Archer di Fate Stay Night, che io adoro alla follia. Archer, lo sapete tutti, no? I am the bone of my soul. Steel is my body and fire is my blood. Con tutta la formula magica in inglese che ho dovuto dire. Un'altra caratteristica che può far salire di rank i personaggi in questa tier list è l'apprezzamento del pubblico. Per Archer sono stato tanto apprezzato. Archer va in Power Bomba Ragazzi insieme a Ein Sulgon. Oh, c'è un gioco adesso. Perché questo personaggio che arriva ora si chiama Bara. Ed è di Hunter x Hunter. Ah. Ed è nelle stesse puntate in cui c'è l'altro. Com'è? Non lo so. In che senso non lo sai? Ti mettevi il naso coi baffi, gli occhiali? Sì. Entravi in sala. Contrariamente all'altro, è stato più facile all'epoca per me. Com'è che parlava? Aveva la voce un po' più acuta. Para va a fare compagnia da Begane, secondo me, perché stessa serie, stesse puntate, stesso giorno, stesso rank. Buddy Fury in Azuma Eleven Go Galaxy. Buddy Fury è questo personaggio che gioca a calcio, no? C'ha una bandana, gli occhi chiusi e i capelli giù. È un pacione. È molto grosso, no? Accidenti. Però appena gli parte il 5 minuti, diventa gattuso. Si arrabbia, gli si gonfiano i capelli che diventano bianchi. Gli esplode la bandana. Tipo Trunks quando diventa contro Cell, che secondo me è la cosa più forte di Dragon Ball. Che ok, mi tiri giù la montagna col pugno, ma rompere un elastico con la forza dei capelli. Stiamo buoni. Poi aveva la super mossa, nel senso tirava la palla in alto, poi si metteva le mani in tasca e con un urlo di forza si piantava nel terreno fino alle tibie. Si tirava tutto indietro tipo a molla e poi tirava una testata fortissima al pallone e faceva gol. Ma gliel'aveva detto qualcuno all'autore che i pantaloncini da calcio non hanno le tasche? Paolo, fatti cazzo. C'è una puntata dove uno fa: avete perso, adesso la vostra scuola è nostra. Tira la palla in aria, salta rovesciata e gli butta giù la scuola col pallone.
Buddy Fury va in bomba ragazzi. Ecco, è il primo che prende la posizione bomba ragazzi. Oh, guarda chi c'è qui. Klaus Warwick, dai film di Code Geass. Io ho una grande pecca, non ho mai visto la serie di Code Geass. Però devo dire che questo personaggio mi è piaciuto tantissimo doppiarlo. Non ce la volevo un cazzo. E quindi era tutto così, sì, vabbè. Mi spiace non aver poi visto neanche i film di Code Geass, tra l'altro, dove ho doppiato io. Però gli voglio bene, gli voglio molto bene a Klaus Warwick. E va in bomba ragazzi insieme a Buddy Fury, gli va a fare compagnia. Do Flamingo. Gli voglio proprio bene a Do Flamingo. È sicuramente a livello tecnico il più difficile. Tra le risate, i versi, il fatto che parla in maschera, mi ha dato tantissime soddisfazioni da parte di tutti i fan di One Piece, non solo italiani. Perché devi sapere, Paolo, che c'è questo reel diventato molto virale qualche mese fa, dove ci sono i vari Do Flamingo in tutte le lingue. Sono colui che è venuto a salvare questo regno caduto in disgrazia. Ich bin der Retter dieses Königreichs. E i commenti degli stranieri sono tutti a favore mio. Dicono che si sente che sono cattivo. E lui va a fare compagnia a Heinz e Archer in Power Bomba Ragazzi. Oh, questo è un personaggio un po' particolare che ho fatto di recente, tra l'altro. Dylan, di un anime che secondo me hanno visto in pochi. Si chiama Appare Ranman. È una sorta di... sai che noi abbiamo gli spaghetti western, no? È un ramen western. Come sukiyaki western si dice, giusto? Non mi veniva il nome. Io doppio Dylan, appunto, questo pistolero fuorilegge. All'interno di questa serie c'è una gara. La storia si evolve e si concentra in determinate situazioni su diversi personaggi. Anche qui ho usato una voce un po' diversa dal solito. Sono stato un po' rauco, un po' basso, perché insomma è un pistolero. Dylan va in bomba ragazzi, assolutamente in bomba ragazzi. Ah, guarda lì, 333. Ma dai, c'è Galotimus di Promare. Ah. Galotimus, io lo amo perché amo lo studio Trigger. Mega fan sfondatissimo dei cieli di Gurren Lagann. E lo vidi nel 2007 la prima volta. Quando fu doppiato, io ero agli inizi. Figurati se mi chiamavano a fare qualcosa. Lo studio Trigger decide di fare Promare. Tra tutti i personaggi, è stato quello che mi ha sforzato di più a livello fisico. Perché urla. Urla tantissimo. Il mio nome è Galotimus. Colui che fa in combustione quando c'è da spegnere un incendio. Prima ho scaricato sul diaframma e poi mi faceva male. Poi ho scaricato sui fianchi e mi facevano male, finché non sono arrivato a fine il film che spingevo dietro e mi facevano male i lombari. Io tutto questo pezzo rotto. Però come si fa a non volergli bene? La dovete rifare anche voi questa tier list, perché io sono troppo coinvolto emotivamente. Va bene, allora facciamo così. Intanto va in Power Bomba ragazzi Hajime Takei di Special A, un anime scolastico, dove finalmente io dissi al direttore all'epoca: ma perché mi fai fare solo personaggi fighi, belli, fantastici, meravigliosi come me? E lui mi disse: ah, ti faccio fare rappresentante d'istituto, rompi coglioni. E quindi è questo personaggio magrolino con gli occhiali, tutto doppiato così, che dava fastidio ai protagonisti super belli. Mi divertì moltissimo, perché feci per una volta qualcosa al di fuori della mia comfort zone. Quindi va in bomba Paolo, cioè io. Dovete sapere che il mio manga preferito è Ushu e Tora. Sempre sognato di doppiare Tora. Ho fatto i provini in Giappone, non sono stato scelto, è stato scelto Luca Ghignone, meraviglioso. Quindi sono stato chiamato su Hio, perché comunque sapevano quanto ci tenessi a far parte della produzione. Hio è un personaggio fantastico, con un passato molto 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 forte. Vi consiglio di guardarlo perché è stupendo, secondo la mia modesta opinione corretta. Vai in bomba ragazzi, giusto? Quando ho iniziato a doppiare c'era questo anime che non si capiva cosa fosse, che si chiamava Happy Lucky Bikkuriman. Bikkuri in giapponese significa strano, strambo. E io doppiavo Ipponsuri, che era il re dei pescatori. E l'unica cosa che ho trovato è un pupazzo, perché non si trovano immagini. Che è personaggio minore, diciamo. Ce n'era una vagonata. Dove lo mettiamo? Ecco, Ipponsuri... Stroncamene uno, dai. A ragazzi, Ipponsuri va a ragazzi. Andiamo al più recente adesso. Yugram Asphalt di Bleach. L'ho doppiato giovedì scorso. Nonostante io non sia grande fan di questa saga di Bleach, cioè quella finale, perché l'ho letta e non mi è piaciuta, sono contento di doppiare lui perché tra tutti era il personaggio che più mi sembrava curato. Io lo piazzerei in bomba ragazzi. Nonostante, vedi, però vedi, ah no, valutiamo bene i fattori. Ah, va in bomba ragazzi. Oh, ora un personaggio molto grosso. Sto di una serie dove sono tutti grossi. Una serie che a me non è piaciuta, ma mi sono divertito tantissimo a doppiare questo personaggio. Questa serie si chiama Record of Ragnarok. In questo torneo dove sono le leggende umane contro gli dei. C'è Adamo, Jack lo Squartatore. Per esempio, il mio personaggio combatte contro Shiva. E il mio personaggio è Raiden Tanemon, che è il più grande lottatore di sumo della storia del Giappone, ma che non ha mai raggiunto il grado di Yokozuna. È stato molto fomentante doppiarlo, no? Poi tra l'altro c'ha tutti dei tatuaggi rossi addosso. Secondo me i tatuaggi rossi addosso sono dovuti al fatto che per essere così grosso utilizza Prozis, e col codice sconto Merluz10 diventava gigantesco. Poi secondo me, tra l'altro, mangiava i protein cookies, perché li comprava col 10% di sconto su il sito di Prozis. Lo sai, Paolo? Raiden Tanemon, piaciuto lui, non piaciuta la serie,
mi va in bomba. Se no, se mi piace anche la serie, andava in bomba, ragazzi. Oh, questo è uno dei miei primissimi personaggi. C'era un anime, si chiamava Il Principe del Tennis, Prince of Tennis. Poi c'era un bimbo che guardava le partite, che non toccava una racchetta per tutta la serie, e si chiamava Mizuno. E io lo doppiavo con la voce così. Oh, accidenti, guarda quella palla. Quindi è una cosa positiva o no? No, e Mizuno è il primo ad aggiudicarsi la posizione. Vabbè. Oh, finalmente. Lambo adulto della serie Tutor Hitman Reborn, che ho doppiato tanti anni fa e ho ripreso a doppiare adesso. E questo è una mucca doppiato da Patrizia Shankar che si infila in un cannone che lo fa invecchiare di 10 anni ed esce fuori e sono io. Fantastico. Lambo va in Ragazzi. E sì, divertente, carino, ma parla veramente poco. Poi abbiamo Ling Yao di Full Metal Alchemist Brotherhood. Ce l'ho anche tatuato. Adoro Ling Yao. Adesso non si potrebbe più doppiare per come lo doppiavo io, perché essendo cinese è una caratterizzazione. Certo. Poi comunque si evolve tanto come personaggio. Insomma, non voglio spoilerare nulla. E finisce in bomba. A un certo punto ha due personalità, ma l'altra personalità non la doppiavo io. Se avessi doppiato anche quella personalità lì, cosa mi sarebbe piaciuto di più? Lord Boros di One Punch Man. Dura due puntate, ma è una delle cose più devastanti che abbia fatto e mi sono divertito come un pazzo. Mi ricordo ancora quando feci le prime battute da trasformato che l'assistente si gira verso il direttore e fa: lui non lo dobbiamo effettare, vero? È più divertente fare i cattivi, quindi. Sì. Boros va diretto in bomba, ragazzi. E se è importante la posizione, va al primo posto di bomba, ragazzi. Manigoldo di Cancer, della serie Sensei a Lost Canvas, cavaliere del cancro dei cavalieri dello Zodiaco. Sei solo un bronzo. Cosa hai da montarti la testa in questo modo? Meraviglioso. Bello. Perché lui atterra sulla scacchiera di Thanatos e Hypnos, che sono due dei che stanno giocando a scacchi. E lui sfida gli dei a faccia aperta, essendo solo un umano. E quando dà un mega pugno in faccia a Thanatos, Thanatos lo ferma con la pedina dell'alfiere. Insomma, parte tutto questo combattimento e c'è una delle battute più belle mai dette da me medesimo. Nel Blu-ray c'è. Su Netflix è stata tagliata. Il suo maestro viene colpito duramente. Lui parte con una crocca in faccia a Thanatos e dice: lascia stare il mio maestro, bastardo. Ma occhio alle virgole, eh. Non dice: lascia stare il mio maestro, no. Dice: lascia stare il mio maestro, bastardo. Tu, in quanto hai battuto. Non è che dice porco, no. Quando è stato adattato, non ci avevano pensato che poteva essere. No, 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 no. No, è a tre doppiaggi. Io dicevo strati di spirito, poi dicevo Sekishiki Mekai Ha, e poi dicevo strati di spirito del presepe. Eh? Non lo so. E va in bomba, ragazzi. Assolutamente sì. Oh, Paolo, c'è un personaggio di Yu-Gi-Oh! GX che è stato il mio primo personaggio importante, che si chiama Marcel Bonaparte. Questo bimbo minchia che all'inizio parla con l'accento francese e viene posseduto da un demone e diventa il cattivo della serie. È stato di una difficoltà immane perché ero veramente agli inizi. Sarà stato il 2008, soprattutto quando rideva, perché ridere è la cosa più difficile da fare in doppiaggio. Le risate sguaiate da cattivo, no? Sono molto, molto, molto difficili a livello tecnico. Quindi molte volte siamo stati 20 minuti su una risata, per dire, proprio direttore con le mani nei capelli. Marcel va, non va in vabbè, va in Ragazzi, perché comunque mi ha permesso di imparare tanto. Oh, Mirio. Mirio. Mirio è un personaggio che ho sempre voluto doppiare. Mi scrive il direttore di doppiaggio: Maurizio, c'è questa nuova serie, piacerebbe farti fare un provino sul personaggio di Tenia. Io gli dissi: guarda, perché potevo permettermelo, perché ho confidenza, grazie, ma io ci terrei molto a doppiare questo personaggio. E lui mi ha detto: ma arriva tra tanto. E io dissi: non importa, Mirio ci tengo a farlo io, perché Mirio ha il potere di attraversare gli oggetti, gli possono cadere i vestiti se non è concentrato, no? Lui ha preso uno suo grandissimo difetto e lo ha trasformato in un grande potere. Ci ho messo veramente l'anima nel doppiarlo, quindi per me va in power bomba, ragazzi, Mirio. Naomi Minamoto, Capeta. Paolo, c'è un cartone sul go-kart, non so se l'hai visto. Nella prima stagione il mio personaggio fa basta, è il rivale del protagonista. Non l'ho mai visto, ma mi dicono tutti che è un anime molto bello. La frustrazione di fare tutti quei versi me lo fa andare in Ragazzi. Nine, personaggio di Terror in Resonance, bellissimo. Ed è un personaggio molto diverso dai miei. Il tipico personaggio Negane con gli occhiali, super serio, super riflessivo. Mi è piaciuto molto farlo, perché io ho dovuto trovare altre vie di lettura, altre strade. Lo metto in bomba, ragazzi. Pip Bernadotte, Helsing Ultimate, è fantastico. Diretto da Claudio Moneta, la seconda parte, la prima da Claudio Beccari. Fa tutto un monologo su perché odia Londra, ma è molto bello, è molto calmo, lo fa mentre fuma una sigaretta. E poi è uno di quei pochi personaggi che mi ha permesso di dire: sono braccati dai vampiri, dagli zombie che stanno per ucciderli. Prende tutti e dice: andiamo, moriremo tutti gridando vaffanculo.
Bomba ragazzi. Adesso c'è Ryo Asuka di Devilman, che non ho doppiato io principalmente, ovvero i due OV di Devilman sono stati ridoppiati, dove Ryo era Claudio Moneta, tra l'altro, Akira Fudo era Ivo De Palma. Mi è piaciuto tantissimo. È stata una delle poche volte che non ho detto una battuta come era scritta, perché mi sono girato e ho detto: posso cambiarla? Che era che dobbiamo evitare che i demoni dominino. E mi giro e faccio: posso dire che i demoni possano dominare? Perché dire che i demoni dominino, magari la dicevo, ma io la dicevo e poi tu la risentivi e sentivi grande soddisfazione, ma è un ridoppiaggio, non è quello che ho visto da piccolo. Quindi vai, ragazzi. Ora c'è una grande difficoltà, perché c'è Sai di Naruto. Sai di Naruto è stato il mio primo personaggio importante, ma come tutti sanno, a me Naruto non piace. E poi alla fine ha smesso di parlare. Quindi mi hai molto deluso, Sai. Vai, ragazzi, te lo meriti. Yu-Gi-Oh! Non so a che stagione, perché ce n'è 1,5 miliardi. Shay Obsidian, questo gridava come un maledetto. Evocazione Exchange, univa i falchi, faceva le cose strane. Vai, ragazzi, mi spiace per tutti i fan di Yu-Gi-Oh!, ma io non sono un grande fan di Yu-Gi-Oh!, ragazzi. Paolo, conosci Getta Robot? Di che stiamo parlando? Sono cresciuto con Getta Robot. Tu sai che esiste una serie che si chiama Getta Robot Arc? Se ci sei cresciuto, ti faccio una domanda facile: chi è il pilota del Getter One? È Cosoli, quello con i capelli neri. Sì. Ryo Managare. Ryo Managare. Si vede come ci sei cresciuto. In Getter Robot Arc, il pilota del Getter One è Takuma Nagare, suo figlio. Ah, quindi è un sequelone. Esatto. E io ho doppiato il figlio di Ryoma. Ah. Quindi ho pilotato il Getta Robot. Lo mettiamo in... vabbè. No, va in bomba, ragazzi, perché un conto è ridoppiare una cosa che hai visto, un conto è doppiare il sequel. Tatsumi Oga, Belzebub, voce Katsuyuki Konishi, che io amo tantissimo perché è la voce di Kamina. Il personaggio che ha parlato di più tra tutti quanti, perché è il protagonista di 60 puntate. Va a fare compagnia a Power Bomba Ragazzi, perché mi ha fatto guadagnare un sacco. Siamo arrivati alla storia della gomitata in bocca a Federico Zanandrea. Finalmente. Tatsuya Mizuno, capitano della squadra di calcio di Dream Team. Ci fu un grosso problema con questa serie, perché nella prima messa in onda era doppiata da degli italiani in Spagna. Quindi era una roba veramente inascoltabile. Ci fu talmente tanta indignazione da parte dei fan che lo fecero ridoppiare. Tutte le serie di che sentite doppiate adesso, potete lamentarvi, eh. E mentre eravamo in sala che doppiavamo la partita, io ho corso un po' troppo fisicamente. Quindi ho fatto... e ho preso Federico piano qui in bocca e gli ho sfasciato i denti. Tatsuya Mizuno, ero molto agli inizi, ero molto acerbo. Mi va in ragazzi. Ce ne mancano due pilastri. Anzi, uno è veramente un pilastro. Tengen Uzui, il pilastro del suolo. Demon Slayer. Per quanto io non sia un grande fan della storia, sono grande fan delle animazioni di Demon Slayer e del personaggio di Tengen. Anche lui è uno di quei personaggi che ho voluto fortemente doppiare, perché mi rappresentava molto, avendo 3 mogli ed essendo grosso. Non ho capito la cosa delle mogli, ma... è un c***aniere. Uzui è uno dei personaggi che io ho amato di più in assoluto. Per me va in Power Bomba, ragazzi. L'ultimo, Paolo. Zamasu. Zamasu è un altro personaggio che ho sempre voluto fortemente doppiare. Io feci il provino per Goku quando arrivò Dragon Ball Super, insieme ad altri 20 colleghi. Non succede mai, di solito si fa in 4 o 5 il provino su un personaggio. Vinse il provino Claudio. Mi chiamò il direttore, che io... mando un bacione. Mi disse: mi dispiace che non hai vinto il provino. Dimmi tu, chi vorresti fare? Fatto Zamasu. Mi fa: ma arriva tra 150 puntate. E ho fatto: vabbè, aspetta. Ho aspettato 3 anni. Ci sono personaggi che io adoro nelle serie, ma alla follia, e non li doppierei mai, perché li rovinerei, perché non sarei giusto. Zamasu va in Power Bomba Ragazzi. Ok, guarda, okay. Colpo d'occhio, sei soddisfatto? L'ordine di Power Bomba Ragazzi è Ainsel Gon, Archer, Doflamingo. Ah, Doflamingo qualcuno. Ok, questa è la mia tier list dei personaggi che ho doppiato degli anime che mi ricordo. Su tiermaker.com potete cercare Maurizio Merluzzo, troverete questa tier list. Aspetto di vedere le vostre. E niente, basta, ciao. Ah, questo sì che era un bel video. Del resto amo tutti i miei video che escono il martedì. Aspetta, oggi è martedì o venerdì? Vabbè, amo tutti i miei video e basta.